una piazza blindata a protezione della prima alla Scala, i lavoratori aderenti alla CUB hanno voluto ricordare che l'emergenza sicurezza è quella sul lavoro e sui morti per amianto, 8 dei quali proprio nel teatro più prestigioso del mondo. Vogliamo ricordare che sono più di 4.000 i morti per amianto in Italia ogni anno. La Scala è solo l'ultimo degli episodi dove i dirigenti e 4 ex sindaci sono stati rinviati a giudizio. Noi oggi siamo qua in solidarietà con i morti per amianto alla Scala, ma per ricordare tutti i 4.000 morti che ogni anno ci sono in Italia, i morti della Breda, della FAG, della Pirelli, dell'Italsider, di tutte le fabbriche d'Italia e del mondo, perché noi riteniamo inaccettabile che in nome del profitto si continui a calpestare la dignità e la vita umana oltre che la salute. Riteniamo anche inaccettabile che in questo sistema sociale ormai tutto è fonte di profitto, addirittura speculano sui morti, sui malati. Ecco, questa è una società barbara perché non rispetta la salute e la vita umana, e quindi è una società contro cui noi continueremo a lottare finché ci sarà un solo lavoratore che muore a causa del lavoro per il lavoro. Oggi siamo qui perché nel Tempio della Musica di Milano, appena da qualche anno ristrutturato, hanno scoperto che ci sono 8 morti per amianto, 8 lavoratori che qui dove stasera arriverà tutta la gente impellicciata sono morti durante il loro lavoro per colpa dell'amianto. Dicembre, la prima della Scala, la Confederazione Unitaria di Base manifesta per ricordare i morti sul lavoro, nello specifico i morti per amianto in tutta Italia. Voi siete a sostegno di questa iniziativa perché? Siamo qui in sostegno all'iniziativa CUB perché riteniamo doveroso venire qui a rappresentare il diritto dei lavoratori e le loro lotte nel tentativo di contrastare quanto ancora accade nei luoghi di lavoro e anche nella Scala. C'è il problema della Scala, dell'amianto che già ha fatto 7 morti, ci sono dei processi in corso, ma ancora non c'è stata una volontà politica di rappresentare questi bisogni dei lavoratori e contrastare quanto sta avvenendo. Noi come Fronte Popolare siamo qui insieme alla CUB per incarnare un modello di società diverso che ponga al centro i bisogni e i diritti dei lavoratori e sia antitetico alla festa superflua, vacua e borghese, ammantata falsamente di cultura che ogni anno vediamo qui alla Scala. Thank you.
Siamo dall'altra parte di Piazza della Scala, la prima della Scala oggi. Lei sta disegnando, cosa rappresenta questa opera? Semplicemente uno schieramento di energumeni armati, quelli che si vedono in giro sempre più spesso. E niente, siccome una delle nostre tematiche importanti è stop war, don't stop people, di fermare la guerra e non fermare la gente, e quindi qui rappresentiamo una nostra immagine di quello che è ciò da fermare, insomma, quello che sarebbe il caso di vedere altrove. E quindi niente, è una performance, si ispira, come tutti possono capire, a Pollock, ma anche a Malevich, e comunque vuole essere un discorso che porta avanti un'arte popolare, che esca un attimo dalle accademie, dai musocchi, tipo quella roba lì, queste cose ingessate e che consacrano vecchiumi di 150 anni, con tutto il rispetto per il maestro Giuseppe Verdi, ma è questo pubblico incravattato, impellicciato, che non capisce niente di arte e che fra l'altro affama la gente, che a noi dà fastidio. Noi vorremmo liberarci di ste cose e niente, insomma, usare l'arte per tutti e che tutti facessero arte. Cosa serve però per poter produrre un reale cambiamento nella società? Servirebbe semplicemente il protagonismo dei lavoratori, che i lavoratori non deleghino più a nessuno, né a livello politico né a livello sindacale, i loro interessi. Questo non vuol dire che poi il sindacato non serva, ma vuol dire che il protagonismo devono avere i lavoratori.